Sindaco, è davvero bello vedere tanta gente in piazza, soprattutto tanti giovani, una risposta netta e ferma ad ogni fenomeno mafioso. Certo, gli accadimenti degli ultimi giorni, la decapitazione del busto di Falcone, ci amareggiano e ci preoccupano, ma forse la risposta di tanti giovani è in grado di sopprimere la recrudescenza di certe riprese pericolose. Ma io credo che la condanna nei confronti di alcuni gesti barbari, di alcuni gesti incivili, si deve accompagnare alla consapevolezza di una città che è cambiata, rispetto alla quale appare il nervosismo di chi non si rassegna a comprendere che la città è cambiata. La città è cambiata per l'amore dei palermitani per questa città, e ricordare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, e ricordare persone che questa città l'hanno amata. E io credo che oggi Palermo è ben diversa da quella che era 25 anni fa, resta ancora una ferita. La ferita è la non conoscenza di verità e giustizia sulla terribile strage di Via D'Amelio, e restano i silenzi, restano i processi ripetuti, i finti pentiti, una sensazione sconfortante che fa pensare a una sorta di trattativa strisciante che impedisce di colpire, come se ci fosse una sorta di principio di sostenibilità giudiziaria. Si può colpire ma fino a un certo livello, non oltre un certo livello. Io credo che ricordare Paolo Borsellino è anche ricordare il suo amore per la giustizia e il suo amore per Palermo. L'amore per Palermo lo confermiamo dicendo: Paolo, la città è cambiata, ma dicendo anche al tempo stesso al magistrato Borsellino, che è morto per la legalità dei diritti di tutti e di ciascuno, che non smetteremo di chiedere giustizia e verità per quello che è accaduto. La politica e la mafia, un binomio che va scisso senza se e senza ma. Ma siamo in una città della quale non c'era la mafia governava, la mafia aveva il volto dello Stato, e chi combatteva e contrastava la mafia nei diversi palazzi aveva i propri avversari non di fronte ma accanto e dietro negli stessi palazzi. È stata la sorte del cardinale Pappalardo, osteggiato negli stessi palazzi della Chiesa Cattolica, dei magistrati Falcone e Borsellino, osteggiati negli stessi palazzi di giustizia, così come dei poliziotti osteggiati in questura piuttosto che dei carabinieri o dei giornalisti proprio osteggiati dai loro colleghi, che li consideravano eversivi e rivoluzionari perché 25 anni fa la mafia aveva il volto dello Stato, lo Stato il volto della mafia. Oggi la mafia non governa Palermo, c'è, certamente c'è, dobbiamo combatterla, ma è certamente diverso combattere un fenomeno che sta nella città rispetto a combattere un fenomeno che governa la città.